sempre del 28 dicembre di quest'anno, sì, farò fare un collettore, che siccome più in là c'è il ciclo di raccolta per quanto riguarda un centro di depurazione, e farò fare in modo che da canale, da via Sondrio, questo è un canale, diciamo, era un canale, ora vi faccio vedere da vicino. Adesso è pieno di immondizia, ma purtroppo io lo feci coprire. E anche qui. In pratica questo sì, è pieno di immondizia. Era un canale a cielo aperto dove io mi interessai all'epoca del presidente del consiglio comunale, grazie a Ugo De Flavis, che è sempre mio cugino Nicola Ferraro, mi fece approvare 1 milione di euro per coprire questo canale. Bene, il canale è stato coperto bene, ma purtroppo dopo che sono sceso come presidente del consiglio hanno fatto in modo che si riempiva tutta questa strada di immondizia senza un controllo. Adesso recupererò questa zona facendo fare un'altra, perché era soltanto per le acque bianche, farò un'altra fogna per le acque scure che parte da piazza Padre Pio, sì, e raccoglie sulla circonvolazione, va a finire al depuratore, sì, al depuratore per le acque nere. Quindi verrà asfaltata questa strada, già è stata appaltata questa gara, grazie a me, grazie a questo finanziamento che ho fatto fare, e in modo che le acque sporche andranno al depuratore e le acque bianche torneranno per il reciclaggio. Poi da quest'altro lato farò per 300 metri, 300-400 metri verrà coperto quest'altro alveo a cielo aperto, in più verrà pulito fino, diciamo, al raccoglimento delle acque bianche per quanto riguarda Villa Leccarica. Sebastiano, dove buttare tutta questa immondizia? Secondo te? Secondo me, voglio dire, se non si risolve il problema per quanto riguarda la trasferenza, cioè diciamo le discariche. Le discariche. Nel frattempo purtroppo io dico che gli inceneritori ci vogliono, perché se non si brucia questa immondizia, dove andrà a finire? Ma nel frattempo il presidente della provincia aveva dato autorizzazione al comune di Caserta di scaricare nella cava la Uttero. Sì, a Caserta. Ed era un fatto che per quest'anno andava bene, per questo paio d'anni, perché è una grossa cava. Nel frattempo che si costruiscono questi inceneritori, e quindi andavano bene, penso, perché poi hanno usato tutti i mezzi, le strutture per far sì che là non si inquinasse veramente. E in pratica, se non sarà fatto così, o creeremo un sito di trasferenza, un centro diciamo, per raccogliere tutte queste immondizie, questa è una cosa del commissariato, però sicuramente troviamo i sistemi per togliere queste immondizie. Una volta tolta l'immondizia faremo la raccolta differenziata e incentiverò tutte le persone che la faranno, facendo risparmiare penso il 40-50% sulla TARS. Quello è un deposito? Di Aversana Gasoli. Aversana Gasoli. Non so se si può passare. E qui anche. Qua non si può proprio passare, è proprio ostruita la strada. L'ha fatto chiuso perché c'è i silos per il gas, cosa diventa pure. Quindi diventa anche pericoloso. Voglio dire, poi un paese a tenersi così. Gas, petrolio, ormai si è urbanizzata, la zona industriale sono altre cose. Questo è tutto terreno suo, naturalmente stai in zona per poter costruire e poter fare. Ma poi qua la maggior parte si vedono riversati rifiuti domestici, ma le persone non la lasciano fuori la propria abitazione come di solito. No, perché non c'è l'isola ecologica, ma noi grazie sempre a Nicola Ferrara abbiamo avuto un finanziamento di 450.000 euro, mi sembra, per l'isola ecologica verrà fatta. No, io parlo proprio di rifiuti domestici, non di rifiuti ingombranti. No, non passa nessuno. Non passa nemmeno. Cioè, i camion della raccolta rifiuti non passano? Sì, passano. Passano. Però purtroppo. E il comune di Casal di Principe. E il comune di Casal di Principe con la GioEco, giusto? Sì, con la GioEco che ci è costato. Purtroppo a Neuva per fare. Quanto paga il comune di Casal di Principe alla GioEco ogni anno? Ogni anno mi sembra che paga sui 2 milioni di euro. E non viene espletata regolarmente la raccolta? Purtroppo no, perché prima veniva fatta alla metà con 800.000 euro, no, 1.600.000 euro. Prima veniva fatta con 800.000 euro tramite un contratto che ci avevamo con l'Eco Campania, che
Naturalmente era di Casal di Principe e si impegnava un po' di più. Si impegnava un po' di più per la sua città, quindi. Per la sua città e inoltre a costo minore. Adesso paghiamo il doppio con un servizio. Che non viene svolto praticamente, infatti, di fatto non viene svolto. Non viene svolto. Quindi alla fine le persone è come se fossero anche costrette a buttare i rifiuti in periferia. In periferia, però voglio dire, loro devono stare sempre comunque più attenti e accorti a queste cose, cercare di mettersi, tenerle a casa pure, voglio dire, perché poi così si danneggia ancora di più la situazione, perché non è fatta dell'immondizia che poi va e viene bruciata e quello provoca ancora danni maggiori all'ambiente, il fumo. E quindi in caso di diossina poi è peggiore. E quindi in caso di vittoria elettorale come vi porrete nei confronti della GIECO? GIECO pensa che io farò un bando pubblico dove chiamerò i migliori esperti, prendendoli dal Gianluigi Santilli, che ha avuto un, diciamo, per quanto riguarda il consorzio c'è uno, è l'unico che raccolta in tema di raccolta differenziata di rifiuti. Voglio dire, l'unico in provincia di Caserta sta rispettando quelle che si impone la comunità europea. Quindi prenderò suggerimenti da lui, dal dottor Pilone della provincia, uno dell'ambiente, qualcuno della prefettura, e farò un progetto a giusta misura tua per Casal di Principe, perché è impossibile fare sempre le cose avventurose senza i vari esperti. Basta proprio presentare un progetto, scrivere delle cose e poi soprattutto il controllo di questo che verrà poi ad essere affidato il servizio. O in caso contrario il consorzio, se rispetta questi termini e quei costi, può partecipare pure lui, quindi voglio dire non è un problema, è libero a tutti. Poi faremo a livello nazionale, proprio, dipende pure dall'importo, voglio dire, della gara. Con massima trasparenza e legalità. Qua invece siamo? Piazzetta Padre Pio. Piazzetta Padre Pio. Angolo via Marsala e via Bari. Mm-hmm. Qua io, sempre con il progetto di riqualificazione urbana della provincia, mi 800.000 euro verrà fatto meglio questa piazzetta, pure come fatto viario. Mm. Pure perché chiuderemo questo lato, faremo in modo che ci siano tanti incidenti. Questo è sempre Canale Sondrio, dove l'abbiamo vista all'altro lato. Sì, questo è il lato opposto, quindi dobbiamo. È una bella strada di 17 metri, dalla quale io ho intenzione di fare per questa parte, dove infatti la fogna e la strada con l'asfalto, una decina di metri. Poi ai lati del laterale cercherò di fare una pista ciclabile, in modo che la si chiude. Quindi prima era un cavone qua. Sì. Buongiorno, signore, prima che cosa c'era qua? La fogna, ci ripeto, vuoi con la casa dentro? Il primo impegno mio proprio personale, grazie a Nicola Ferrari, come detto prima, l'assessore Ugo De Flavis, dico prima, però purtroppo l'hanno reso ancora quasi peggio con questa immondizia sua. Ma adesso viene recuperato con questa gara già espletata il 18 aprile. Se n'è andato il cavone ed è arrivata la discarica. È arrivata la discarica, però recupereremo sicuro questa zona, perché la gara già è stata fatta, quindi viene fatto il lavoro. Non mi ricordo la ditta che l'ha vinto, ma comunque. L'importante è che si faccia. Si fa e viene una bellissima strada. E su questa strada, nel frattempo, se non troveremo, pure che c'erano dei fondi al comune per la fiera settimanale, recupereremo quei fondi e cercheremo di farli in una zona adeguata dove c'è disponibilità di terreno. In caso contrario, una volta fatta questa strada, è meglio spostarle in questa zona che è vicino a una scuola. Qua c'è pure amianto. Questa è via Scarlatti e l'hai recuperata sempre con fondi della provincia? La provincia, perché passi alla fogna principale e viene a scaricare qua in mezzo, dove c'è un altro canale dove va a finire alle vasche di depurazione, in pratica. Ho fatto fare questo giro così, quasi incrociano, voglio dire. Questo quindi è l'incrocio tra via Scarlatti? No, via Vecchia di Vico. Via Vecchia di Vico? Via Bari e via Bari Marsala. E via Marsala. Piazzetta Padre Pio. Qui ci tengo in modo particolare, voglio dire, ci abito quasi qua vicino. Infatti qua rispetto al territorio sembra una piccola oasi questa piazzetta, sì. Padre Pio, giusto? Questi sono i cari amici che sono tutti Giovanni. Ah, questo è un tuo comitato elettorale? Sì. Lei perché vota Ferraro? Perché abito sul rione vostro. E vabbè, oltre perché abita sul rione vostro, perché?
Perché se merda. Se lo merita. Sono quasi gravito. È una persona che può andare. E voi perché votate Ferrari? È perché può andare a governare, a dirigere i paesi comunque. Ok. Quelli di prima non hanno fatto niente. Speriamo che lui si impegni per noi. Noi ci impegniamo a voi. Arrivederci. Non hanno pure il bambino, Loro questo che è Rione, come si chiama il Rione? Rione Padre Pio. Rione Padre Pio, e vogliono eleggere un consigliere del Rione. Sì. E nella tua lista chi c'è come cioè nella tua coalizione? Come consigliere, diciamo, di queste zone? Giuseppe Corvino. Giuseppe Corvino c'è per quanto riguarda l'Udeo. Poi c'è Diana Alfonso per quanto riguarda la Democrazia Cristiana. Sì. Antonio Schiavone per Forza di Centro. E poi chi altro c'è in questa zona? Questi sono i tre maggiori candidati, diciamo, Senti, spostiamo un attimo l'argomento sul piano elettorale. Pensi di vincere al primo turno? Il primo turno sarà un po' difficile vincere, però stiamo recuperando molto. Penso comunque faremo bellissime figure rispetto al centro-destra, noi del centro. Faremo la nostra parte, pure perché i candidati sono tutti motivati, perché sentono il bisogno di veramente del cambiamento, di fare sì che si possa fare qualcosa, pure perché io qualche risposta l'ho data, mi discuto con loro tutti i giorni, sto sempre in mezzo alla gente, quindi voglio dire, è un fatto positivo, penso, per Casal di Principe, e questo ci dà un modo di esistere. Anche l'ultimo candidato, che sa di essere eletto, si sta impegnando come una competizione elettorale, perché loro vanno per dare forza a me, per dare forza a loro stessi. Questo siamo di nuovo sul corso. Qua di nuovo sul corso. Questo è un altro candidato nostro, Luca Diano, giovanissimo, ma pure fortissimo. 19 anni, giovanissimo. Sì, ma c'è una famiglia dietro, diciamo, che lo sostiene abbastanza grande. Questo è il primo circolo di Casal di Principe dove io insegno. Primo circolo? Sì. Dove insegni? Sì. Cosa insegni? Ho insegnato sui progetti psicomotori. Ah. Collaboro con la direzione. Sono, voglio dire, Funzione strumentale, dove guarda. Qua c'è lo studio del Cipriano Cristiano. Sarebbe uno dei tuoi avversari. Il candidato sì, è avversario, ma comunque è avversario politico, ovviamente. Comunque è un amico, voglio dire, questo è un problema. Ecco, come vedi tu gli avversari politici, gli altri candidati a sindaci? Pregi e difetti? Qualche commento? No, non sono abituato a commentare gli avversari, voglio dire. Si commentano da solo, voglio dire, sono gli altri a commentarci e a criticarci oppure a darci delle gratificazioni. E la scuola già fece approvare il progetto per quanto riguarda scuola aperta, che sta avendo un successo a 50.000 euro dalla regione, quindi questo avendo un forte successo. Che progetto, scuole aperte, in che consisteva? Noi facciamo presentare un progetto per i bambini che, voglio dire, hanno disagi nelle loro famiglie, sia loro che i familiari stessi. Sta andando avanti, sta prendendo cura del piede, voglio dire, è stata molto motivata dagli insegnanti. Ah, quindi cioè, questa è una strada che collega Casale con San Cipriano, non ci si può passare perché infatti poi in c'è l'immondizia. Si vede anche il tempio. Ah, infatti, quello è il tempio di Casapesenna. Però io già ho fatto un progetto in provincia che con la circonvolazione, sulla circonvolazione che va a fare Casale, San Cipriano, Casapesenna, di 1.6 milioni di euro. Che sto pensando pure ai collegamenti tra noi e i paesi vicini. Fondi dalla provincia questo? Sì, fondi provinciali. Perché se non creiamo una sorta di unione tra i comuni, tra di noi, non avremo quella. Pure perché dobbiamo rispettarci tra di noi e il piano regolatore si deve fare in comune accordo con gli altri comuni, perché sennò loro fanno una strada che ha un senso, noi un altro, e non creiamo, diciamo. Questa è Piazza Ville, che verrà fatta con i contratti del quartiere, verrà fatta una bellissima piazza.
grazie a un impegno mio personale quando ero Presidente del Consiglio e quando andavo al Ministero dall'onorevole, dal sottosegretario onorevole Del Bue, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove mi diede una forte mano per far approvare queste cose. Quindi, adesso ci ha dato una mano Mastella con la Regione per approvare quei finanziamenti di 10 milioni di euro. Questa è Piazza Barone. Piazza Barone, qua siamo nel centro storico, diciamo. Sì, centro storico. Senti, parlavamo prima di criminalità, purtroppo Casal di Principe è tristemente famoso per, per la criminalità. Il 99% dei cittadini di Casal di Principe, che non uso più dire dei casalesi perché è un termine che noi dobbiamo abituarci a togliere. È uno stereotipo quindi un po' arcaico ormai. Lavorano veramente, invito tutti quanti a presentarsi alle 6 di mattino di Casal di Principe alle 6 di sera per vedere fuori la superstrada quante camioncine e quante persone partono ad andare a lavoro, e soprattutto il venerdì sera o il lunedì mattina, perché noi andiamo allora, partono da qua e fanno le settimane intere con sacrifici andando qui, ma noi dobbiamo creare sviluppo nella nostra zona e le nostre risorse umane le dobbiamo sfruttare per il nostro territorio e far sì che non se ne beneficino sempre i paesi esterni alla nostra Casal di Principe, che noi ci possiamo permettere il lusso di dire che i nostri cittadini hanno fatto Modena, Reggio Emilia e Bologna, come pure hanno fatto tutta la zona della Ceceria, poi hanno fatto la zona dell'Umbria. Sono tutte città che diciamo a livello nazionale hanno come termini di viabilità sono i primi nella nostra Italia. Quindi perché non sfruttare queste nostre capacità, il nostro territorio, far sì che diventa la nostra città di Casal di Principe uno dei fiori all'occhiello dell'agro versano e della provincia di Caserta, nonché di tutta l'Italia. Questo è il mio cartellone. Un tuo cartellone. Questo è Piazza Mercato, dove già ho chiesto ad Abbamonte in Regione. Abbamonte. Sì. L'assessore? L'assessore, sì. Siccome ci sono delle ragazzine che diciamo un po' eccitate in questa zona. Qui si verificano delle risse? No, diciamo un po' esuberanti. Ci sono dei bambini esuberanti. Questo è un altro tuo comitato elettorale qui? Sì, questo è l'Udeur. Ah, questa è la sede dell'Udeur. Sì. E quindi dicevi di questi ragazzini un po' vivaci? Sto preparato, ho fatto richieste di finanziamento ad Abbamonte per la riqualificazione nelle piazze dove c'è bisogno di creare delle attività per attrazione per i giovani. Quindi qualche punto di svago per non... Ciao Guido, questa è la casa comunale nostra. Questo è il vostro municipio? Sì. Abbiamo scritto il comune, la casa dei cittadini, a quinto punto del nostro programma. Anzi, me l'ha preso questo. Dottor. No, ancora mi devo...